Stai bene? Sì. Cazzo, me la sono vista brutta. Grazie per l'aiuto, comunque. Figurati. Così, quelli sono i lupi. Sono ben armati. Sì, decisamente. Ti aspettavi che fossero così tanti? Tommy non lo escludeva. Fa differenza per te? No. Occhio alle pattuglie. Qui intorno ce ne sono alcune che mi hanno seguita. Quante? Un paio, ma penso che ce ne siano altre. E quando capiranno che non siamo più alla scuola? E che abbiamo ucciso i loro amichetti. Ci daranno la caccia in massa. Un attacco del genere non me l'aspettavo. Loro non sono come noi. E se fossimo stati rifugiati? O avessimo avuto informazioni utili per loro? Non mi sembra che gli interessi. Eppure non me lo spiego. Perché non hanno ucciso te e Tommy quando potevano? Non lo so. Sembra assurdo. Forse sono stupidi. Forse. Cosa? Forse non eravate voi quelli che stavano cercando e vi hanno liberati. Però ci hanno pestato a sangue. Quel Jordan mi ha spaccato la faccia. Vero, ma perché non andare fino in fondo? Non importa. Sono delle merde. Sicuro. Come si chiamava la ragazza della nota? Quella dello studio? Lia. Era quella con la treccia? No. L'unica cosa che ricordo di lei è il suo pianto mentre sfregiavo quel sadico pezzo di merda. Come ti comporterai con lei? Voglio scoprire cosa sa e dove sono gli altri, innanzitutto. Le chiederai perché l'hanno fatto? Sì. C'è qualcosa che aiuti a fare luce sul passato di Joy? Niente di nuovo. Possibile che ti abbia nascosto qualcosa del suo passato? Decisamente. Non amava parlare di sé. Mi chiedo che cosa ne pensi, Tommy. Forse può sapere qualcosa su chi frequentava Joy. Vedo ancora gli edifici. Come vuoi procedere? Vediamo.
morte. Altri? Non credo. Bene. Merda. Riconosci qualcuno? Nessuno. Questa ZQ è grande, eh? Sì, parecchio. Pensi che i lupi l'abbiano occupata tutta? Mi auguro di no. Pensavo di chiedere il trasferimento alle gabbie. Altra pattuglia. Grosso errore. È un tanto da vomito. Per me sarebbe un'occasione. Voglio pensare a quegli stronzi e conoscere Isaac. Serve fegato per quel lavoro. Quando piangono in casa. Non è facile. Tanto meglio. Ok. Metterò una buona parola per te. Grazie. Posso darti un consiglio, però? Para. Pensa solo a estorcere informazioni. Non farti prendere la mano. Dipende dalla iena. Non ti pare? Temo ci sia qualcuno. Vedo che succede. Non c'è niente. Chiudila.
Che diavolo era? Vado io. Ne vedi altri? No. Gesù, sei stata fenomenale. Quante persone sono uscite a cercarti? Troppe. Thank you.
Charlotte! Fai il giro! Sul fianco! Davanti! Ne vedi altri? Non ancora. Come faremo a stare sole con lui? Questa zeta qui è infestata. Ci basta un minuto per parlarle. Vuoi costringerla a parlare? Se necessario. Questi VLF hanno combattuto l'esercito 10 anni fa. Perché sono ancora così incattiviti? Dubito passi molta gente da queste parti. Non lo so. La città sembra ancora piena di scorte. Non capisco perché litigarsele. Può servire.
Al diavolo! Ci pensi? Questa zona sta sono ovunque. Diverta. Io ancora non capisco perché ci stiamo ritirando. Non ci stiamo ritirando. Andiamo in missione. Sono serviti mesi per renderla sicura. I pezzi grossi sanno quello che fanno, credo. Un'occhiata. Bene. Sì. E ora? Dobbiamo superare il muro del presidio. Gli edifici sono dall'altra parte.
Guardate intorno. Deve esserci un varco. Vieni, proviamo da qui. Ok, è fatta. E ora? Ehi, Dina. Sì. Dammi la mano. Ehi, l'edificio circolare. Sembra lo studio TV della tua mappa. Già. Forza. Non so come avrei fatto finora senza di te. Ma guardati. Piantala. Non ti avrei mai lasciata sola. Sono felice di esserci. Oh, merda! Che cazzo è stato? Era una trappola. Una cosa? Trappole esplosive. Guarda dove metti i piedi. Ok. Dove stai andando? Aspetta un attimo. È pieno di trappole. Lupi? Non ne ho visti, ma non si sa mai. Temo che dobbiamo scendere. Cazzo! Sto bene! Forza!
Rosalia, e se arriviamo che è già andata via? Non voglio neanche pensarci per ora. Dovremmo piazzare queste trappole anche a Jackson. Sarebbero utili per fermare le note. Sì, buona idea. Ma finiremmo per ammazzare qualche vagabondo. Potremmo segnalarle con dei cartelli. Se non sanno leggere. Usiamo i disegni. Tipo un piede che calpesta un filo con un'esplosione. Me ne occuperei io. Mi piace. E lo voglio per iscritto. Conoscevo un tizio, un amico di Joel, che aveva minato un'intera città. La gente come c'era? C'era solo lui. Cioè, viveva da solo in una città? Non si fidava. È triste. Però è sopravvissuto. Non devi per forza isolarti dal resto del mondo per restare vivo. Ci sono vie di mezzo. È comunque un rischio, no? È più pericoloso restare solo. E se fosse rimasto ferito? O si fosse ammalato? Cosa succede se qualcuno si ferisce o si ammala? Hai, come dire, un problema in più che peggiora la situazione. Sì, anche questo è vero. Ehi, guarda. Secondo te cos'è? Qualcuno vuole che accogliamo l'amore. Pensi abbia a che fare con lui? Non lo so. Ma è piuttosto strano. Porca troia. Hanno sparato a tutti. Guarda. È di Tommy. Gli infetti se la sono spassata. Stai bene? Sì, scusa, è solo la puzza. Va bene. Avrà proseguito a piedi. Tu te la senti? Sì, sto bene. Davvero. Come si è ridotta questa città? Boston non era così, vero? A
posto non c'è stata una vera guerra civile. Le luci non hanno opposto troppa resistenza. Non vedo lupi. No. Aspettiamo a esultare comunque. Vedi lo studio TV? Sì, da quella parte. Più in alto. Wow. Altri corpi. Crivellati di colpi. Tommy è passato di qua, sicuro. Scommetto che è andato di là. Barricata robusta. Ok, beh, da qui non si passa. Fermati. Trappola. Merda. Che occhio. Sono ovunque. Saranno per gli infetti. Eppure, un passo in più. Sì, stiamo attente. Hanno riempito l'intera zona. Dubito passino spesso di qua, vista la situazione. Per noi è un vantaggio. Di nuovo quel disegno. Ah. Thank you.
Ecco lo studio TV. Stavolta non possiamo girare intorno. Aspetta. Oh, piano! E come pensi di passare? Qualcuno avrà sentito? Ha fatto rumore. Tieni gli occhi aperti. Merda! Resta giù, le scale sono minate. Vuoi farle esplodere? Non qui. Non siamo molto discrete. Magari sarà lì a trovarci. Sì. O potrebbero tenderci un'imboscata. Devo entrare lì dentro. Eccoci. Resta bassa. Sembra vuoto. Non mi fido. Vedi un accesso? Non ancora.